Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. I mercati sono in una fase di stallo, in una fase di respiro, in una fase di sonnolenza, io direi così. È vero che abbiamo avuto delle giornate di ribasso sui mercati come Bitcoin e le cripto in generale, però in realtà ragazzi non sono neanche ribassi consistenti, insomma si muove in sostanza a piccoli passetti, il mercato sta facendo un trend ribassista, ma in sostanza le giornate non sono molto volatili, almeno le ultime, quelle degli ultimi 10 giorni. Allora mi è venuto in mente come si fa a operare, come si fa a fare trading sui mercati finanziari quando i mercati si addormentano. Ok, ragazzi, allora prima di andare al cuore del video, che consisterà appunto in una serie di consigli e di tecniche di trading da utilizzare se volete fare trading intraday quando i mercati hanno una bassa volatilità, io vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdere i nuovi aggiornamenti. Anche perché ragazzi, questo video sarà splittato in due, quindi lo faremo oggi e anche venerdì nel video di venerdì. Perciò iscrivetevi al canale, ragazzi, attivate la notifica che è la campanellina di YouTube, perché alcuni di voi, per esempio, mi hanno detto che gli sono arrivate alcune notifiche di alcuni video, soprattutto in alcune fasi, magari quando i mercati accelerano, è molto importante perché dovete essere aggiornati. Quindi in quel caso cliccate sulla campanellina. Bene, come si fa allora ad operare? Intanto snellisco ovviamente, come sempre faccio, sono un trader minimale, tutte le informazioni in modo da renderle comprensibili a tutti voi, soprattutto a chi è meno esperto, a chi è principiante, poter essere subito pronti, diciamo, a operare, a utilizzare quello che diciamo sul mercato. La prima cosa che va decisa per fare questo tipo di attività è il time frame, ragazzi. Quando i mercati sono in una fase di rallentamento della volatilità, è importante utilizzare un time frame più piccolo, perché il time frame è fondamentale in quanto è come una finestra, ragazzi. Se noi abbiamo un forte, diciamo, temporale fuori, abbiamo necessità di spostarci un pochettino, quindi andare un po' più indietro, usare un time frame più ampio, perché i mercati potrebbero dare dei segnali che sono spesso fake. Quindi a quel punto utilizziamo un time frame come il daily, come il 4 ore, il 6 ore, il settimanale addirittura, per evitare il famoso rumore di fondo dei mercati. Ma quando i mercati si addormentano, come ad esempio in questa fase, in questi giorni, diciamo, sono un po' più addormentati. Cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare dei time frame più piccolini, ragazzi, ma ricordatevi sempre che questa cosa porterà nel vostro trading molto rumore, ma se i mercati sono un po' addormentati possiamo accettarlo. Quindi la prima regola per chi vuole utilizzare un trading di natura intraday o multiday, nel senso di 1 o 2 giorni massimo, potete farlo utilizzando un time frame più piccolino. Assolutamente sì. Diciamo, l'altro consiglio che vedremo oggi è quale tecnica di ingresso, perché poi voi sapete, lo sapete vero? Perché io ho fatto diversi video sul trading plan. Voi sapete che per operare sui mercati bisogna avere una tecnica di ingresso, una tecnica di uscita, che sono stop loss e take profit, e insomma tutte le varie tecniche per gestire l'operazione se dovesse andare storto qualcosa. Ok, trading plan, ragazzi, non ve lo dimenticate. Allora, dobbiamo poi comprendere quale tecnica di entrata, per esempio, utilizzare, quale utilizziamo nel trading intraday e nel trading con bassa volatilità, ed è fondamentale che ci sia bassa volatilità del mercato. Una delle tecniche che prediligo è quella di comprare sul pullback, ragazzi, non sulla forza, se non in alcune situazioni, ma quando utilizzo una tecnica che viene definita tecnica di ingresso mista, quindi un po' di pullback e un po' di breakout in sostanza. Però questo, ragazzi, già vi porta in un'altra ottica di trading, e potremmo parlarne da qui ai prossimi 2 giorni, perché ci sono tanti modi di creare una propria tecnica personalizzata, perché io vi do queste idee, queste dritte, queste diciamo idee generali mie, ragazzi, ma poi dovete essere voi ad avere la vostra tecnica di trading e farla vostra in base alle vostre esigenze personali, non lo dimenticate. Quindi quale prediligo? Prediligo la tecnica del pullback nei mercati a volatilità un po' ridotta e che vengono, diciamo, tradati, chiamiamo così, in versione intraday o massimo 1 o 2 giorni. Ci spostiamo sul grafico di Bitcoin, anche in real time, per vedere appunto quello che vi sto dicendo. Quindi cercheremo di capire cosa significa intanto l'utilizzo del time frame basso e poi questa tecnica di pullback, per vederla in un caso reale.
Ragazzi, ok, siamo davanti a Bitcoin, grafico sempre Bitfinex, vi ho messo già subito il time frame a 15 minuti. Allora, vi faccio vedere intanto la differenza. Guardate, questo è un time frame daily. Per un time frame daily utilizzare, diciamo, questo time frame per fare delle operazioni che sono intraday, cioè da chiudere nella giornata, ragazzi, o comunque entro massimo un giorno o due, è un po' complesso. È un po' complesso perché potete farlo solo se i mercati hanno questa ampia volatilità. Ma quando i mercati vanno down in termini di volatilità, insomma, ragazzi, è meglio a quel punto utilizzare un time frame più piccolo, che è vero, potete anche utilizzare il grafico orario, ma senza perderci in troppe idee di fondo per un problema anche di velocità degli ingressi, soprattutto sui mercati cripto, meglio il 15 minuti lo prediligo. Allora, come si fa? Allora, intanto scegliamo un time frame a 15 minuti per operare, dopodiché diciamo, ok, bene, dove sono i miei punti di ingresso? Faccio la tecnica del breakout, la tecnica del pullback. Io prediligo la tecnica del pullback perché nel momento in cui andate a fare questo tipo di operatività dovete sempre ragionare in termini di spazio di movimento dei prezzi. Se abbiamo detto che la volatilità è un po' bassa, ragazzi, probabilmente il mercato non farà tanti punti, diciamo tanti pips, se siete amanti del forex, non fa tanto spazio, quindi non ci darà tanto gain, per esempio, per muoverci, dobbiamo mettere lo stop loss, dovremmo mettere poi il take profit, vedere quando uscire, quindi abbiamo bisogno di spazio, ragazzi, semplicemente abbiamo bisogno che il mercato faccia il suo spazio per poter guadagnare, quindi avere gain. Ma se i mercati hanno bassa volatilità, abbiamo poco spazio. Avendo poco spazio, prediligo la tecnica del pullback, di acquistare in pullback o in pull up, ora vedremo le due differenze, perché semplicemente mi consentono di avere più spazio. È vero che mi assumo più rischio all'ingresso perché sto andando in sostanza contro un mini controtrend, ora vedremo un po' questa cosa, però allo stesso tempo mi consentono anche di poter respirare se l'operazione va bene. Allora, senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere. Allora, la prima cosa che faccio io in sostanza è questa, ragazzi, vado a identificare un trend nell'arco degli ultimi giorni, 3-4 giorni in generale. Allora, qui per esempio il trend da identificare era un trend long, ad esempio in questa fase, ma da qui, se dovessimo farla da oggi, l'operazione su Bitcoin, il trend è short. Allora, se io volessi identificare questo trend, potrei dire, ok, siamo qui, abbiamo un trend short, adesso identifico i miei livelli di pullback. Dove vado a fare cosa? Un'operazione short, ragazzi, perché seguo sempre il trend, quindi se questo trend in questo momento lo vedete, vediamo se riesco a farvi il canale, ecco, esattamente così, vedete, questo è un trend short in questa fase, quindi io vado a operare short, non vado a operare facendo acquisti long fino a quando questo trend non viene invertito, ma noi poco importa, ragazzi. E cosa faccio in sostanza? Vado a disegnarmi i miei livelli di supporto e di resistenza, ma vedremo questa cosa meglio nel video di venerdì. Oggi facciamo solo un infarinatore, un'idea generale di questi consigli. Qual era un livello di pullback? Un livello di pullback, ragazzi, era questo, per esempio, che erano stati i precedenti massimi, insomma intorno ai livelli di massimi precedenti, che erano 10.700. Quindi non mi metto mai molto vicino ai livelli di massimo in un trading di questo tipo, perché voi dovete sempre ricordarvi che il mercato oscilla, siamo su un grafico a 15 minuti, quindi probabilmente, ragazzi, non andrà a toccare proprio al centesimo il livello. A noi quello che ci interessa è uno spazio, diciamo un livello intermedio, e l'avrei posizionato tra qui e qui, ragazzi, vedete, in questa fascia di prezzo. Allora, cosa sarebbe successo? Semplicemente, vedete, qui avremmo fatto un'operazione short in questo punto. Sì, lo so che disegnata così sembra dipinta, ma non è difficile da capire, ragazzi. È l'unico livello di pullback che è questo. In questo caso si chiama pull up perché siamo dal basso verso l'alto. Qui avremmo fatto un'operazione di trading short intraday, ragazzi, quindi subito gestita con lo stop loss che avrei messo magari o ai livelli di questi massimi precedenti, quindi in versione proprio di trend, o in maniera più stretta qui, ragazzi, intorno ai 10.009. Il mercato però poi ci va a favore, in questo caso un'operazione che potevamo diciamo gestire in questo modo, vedremo anche in tempo reale questa, così magari vedremo venerdì com'è andata, e potremo fare, diciamo, il nostro take profit. Ora vi faccio una domanda, perché è fondamentale anche questa, ma io vi risponderò nel video di venerdì.
Se facciamo una tecnica di trading intraday, il take profit lo usiamo o meno? Voi sapete che io non lo uso quasi mai perché sono un seguitore di trend, ma nella tecnica intraday o di 1 o 2 giorni il take profit va usato, ragazzi. Ok, vi do questa dritta, poi la vedremo. Quindi, come tecnica di ingresso io prediligo l'utilizzo del pullback e come tecnica di uscita il take profit o trailing stop, che vedremo nel video di venerdì. Andiamo a fare la stessa cosa, ragazzi, che vi sto dicendo, diciamo, oggi. Andiamola a provare in questo momento per vedere quello che succede e come gestire magari l'eventuale uscita se il mercato ci va contro. Allora, dov'è il pullback in questione? Pull up, ragazzi, scusatemi, ho ritratto. Diciamo, utilizzo la stessa terminologia. Dove sta? Beh, ragazzi, semplicemente dobbiamo andare a individuare i nostri livelli. Sicuramente qui abbiamo un primo livello, poi c'è quest'altro livello, anzi, mi ritrasporto da qui, vedete? Poi c'è quest'altro livello, quindi quest'area è sicuramente una buona area per fare un eventuale pull up, quindi un eventuale short in quest'area qui. A questo punto dovremmo capire se il mercato ci arriva. Eventualmente, se volete essere un po' più precoci, si potrebbe, diciamo, anche utilizzare, diciamo, un livello di area un po' più basso, che è questa qui, vedete, che il mercato sta testando da sotto, ma ancora non ci è arrivato. Quindi questo livello, vedete, io farei così: utilizzerei magari un 20-30% della posizione qui e una restante parte in questa area qui. A quel punto avremo due tipi di stop: il primo sopra questo livello qui, quindi sopra quest'altra area, che è quest'altra struttura. E insomma, poi ce ne sarebbero anche altri, ragazzi, ma andrebbe visto poi in tempo. Questo sicuramente è già un livello di stop molto importante. Questo è quello che potremmo fare per fare trading in questa fase di volatilità un po' più ridotta dei mercati. E si potrebbe fare sempre seguendo il trend, ma a questo punto utilizzando questo pullback o pull up. In questo caso sono pull up perché siamo in versione short, possiamo cercare di operare per prendere un pochino di gain e essere un po' dei trader di natura attiva. Ma chiediamoci, ragazzi, una cosa fondamentale che poi vedremo ovviamente nel video di venerdì. Vi lascio con questa idea generale. Ma se andiamo a eseguire questo tipo di trading, abbiamo al di là dei livelli di resistenza così come ve li ho indicati, insomma, abbiamo anche modo di poter utilizzare degli indicatori. Esiste un indicatore che è molto utile in questa fase? Sì, esiste, e ve lo svelo venerdì. E poi andiamo a cercare di capire come uscire, cioè con il take profit. Quindi cerchiamo di rispondere anche a queste altre due domande nel video di venerdì, su questi consigli pratici di come fare un'attività di trading nell'intraday veloce, insomma, spicciola, diciamo così, per portare a casa qualche soldino e soprattutto anche, perché no, formarvi e comprendere anche le logiche di mercato senza rischiare più di tanto. Ovviamente non sono consigli finanziari, non vi sto dicendo di fare queste operazioni, ragazzi, ma sono esempi a titolo di formazione. Ci vediamo venerdì col prossimo video. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciatemi nei commenti tutto quello che pensate voi e come voi andate a fare questo tipo di operatività. Fate trading intraday sui mercati delle cripto? Scrivetelo nei commenti. Ciao a tutti!